Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Lancio Models Art, sono Stefano Lancioni e oggi mostro come dipingo i panneggi. In questa occasione ho scelto un busto di Life Miniature in scala 1 a 10 e lavorerò sulla giacca, principalmente sulla giacca. In questa prima parte andiamo a vedere come trovo i volumi e come do movimento al soggetto. Ed ecco qui il World Teddy di Life Miniature. Come si vede, ho lavorato in precedenza in una zona frontale, mentre sulle braccia, spalle e schiena ho lasciato la mia base. Questa è la mia palette iniziale, la base è un marron khaki lumeggiato con del carnicino e scurito con del nero. Una punta di bianco nei toni serve per raffreddare le miscele. Questo è a gusto personale. La parte più difficile del soggetto è sicuramente il volto, perché è un volto reale e noto. Spero che Brad non se la prenda per quello che ho fatto. Però dicevo appunto che se si sbaglia a dare una pennellata, si stravolge completamente la sua fisionomia. Qui ho iniziato a disegnare i volumi con diversi livelli di toni, il primo livello di luce, un secondo livello, un terzo livello, e poi applicherò un primo livello di ombra, un secondo livello, un terzo livello per dare profondità e tridimensionalità al soggetto. La luce è sempre zenitale, quindi è dall'alto del soggetto, e si comincia appunto a disegnare. In questa fase non bisogna essere precisi. Bisogna interpretare. Fortunatamente questo soggetto, questa scultura ha delle bellissime pieghe, non sono eccessivamente scolpite, quindi lascia una libera interpretazione. Si inizia appunto a definire quello che ritengo le mie masse. Qui devo inavvertitamente colpito il soggetto, quindi un po' sbeccato il colore con una semplice paper sand, una delle più fini che potete trovare in commercio. Andrò a togliere questo problema. In modo molto gentile e facendo scorrere il paper sand in una sola direzione, andrò a rimuovere quello che è il mio colore che si è sollevato. Andrò appunto a piallare la superficie. Poi, una volta che avrò ottenuto ancora una superficie bella liscia, applicherò ancora la mia base e riprenderò tranquillamente da capo. Changes people, we both know this. It's a change of season when the tide comes rolling in, and you realize there's nothing there to begin. Never thought I'd be so far from home. Never thought our love could grow so cold. Never thought we had to run through burning fire.
Qui ho iniziato a dare il mio primo livello di ombre. Si nota che, essendo complementare della luce, questa viene più fuori. E dopo, appunto, inizio a dare maggior profondità alla parte. Mano a mano che finisco di disegnare una zona, mi sposto su una zona adiacente e in questo modo poi farò tutta la schiena fino ad arrivare anche all'altra spalla e braccio. Join dinner until midnight, open by night.
drinking red wine by an open fire. Make love or fight, this or that. Sulla spalla, essendo una zona con poche pieghe, si può lavorare per disegnare delle false pieghe in modo da dare più movimento alla parte. Molto interessante e molto divertente. Ovviamente, essendo una zona molto in luce, non lavorerò con tutta la gamma dei miei toni, ma solo con con i toni più chiari, fino al massimo di una prima ombra, non di più. Dobbiamo riuscire a dare movimento, ma non esagerando, per far sì che poi diventi più brutto che più gradevole. Thank you.
when everyone folds, your fort still holds. Your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made of glass. Qui erano gli ultimi tocchi finali della mia ricerca dei volumi, del mio disegno sui volumi. Si controlla che funzioni e poi si passerà al resto. Spero che sia stato di vostro gradimento e non mi resta che darvi appuntamento per la prossima. Ciao!